Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video che cerco di iniziare a registrare per la terza volta, perché una volta sono troppo gialla e adesso sono blu e la lavatrice fa un casino della Madonna, quindi oh mio Dio, finalmente riesco a registrare questo video, vedremo anche se rimango un po' blu. Ah, non sono tornata gialla. Vabbè. Video acquisti del mese di settembre, gli acquisti non saranno tantissimi perché comunque non ho comprato più di tanta roba. Poi c'è anche una box che volevo farvi vedere e questa è la roba che ho recuperato per ora di settembre. E il primo volume inizierei subito, tanto video sarà veramente molto 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 breve. L'ultimo volume è di Sunset Light, manga di Makio Usami, Terra Star, costa 5,50 euro. Sovracoperta, zero pagina colori, è l'ultimo volume, vi ho già fatto la recensione di questo fumetto, quindi vi lascerò semplicemente. E passa anche l'ambulanza. Il link nella scatola di informazioni, così lì potrete vedere la recensione manga, appunto. E finito. Welcome to the Twilight. In realtà, Sunset Light vuol dire la luce del tramonto. Twilight è il crepuscolo. Decidetevi. Poi ho recuperato il 29° volume di Iona. Questa copertina non mi piace, è di Mizuho Kusanagi, il manga. Edito dalla Star, costa di 4,50 euro. L'unico manga che costa poco di quelli che sto recuperando praticamente. Un di pochi. Non mi fa impazzire questa copertina. Anche se amo il personaggio di Hack, non mi sconquifera più di tanto. Quindi, vabbè. Forse è più carina la parte dietro perché lui sorride. Poi, volume 6 di Mars, edito dalla Star sempre, al costo di 8 euro. Questa è la ristampa di Mars di Fuyumi Soryu. Non lo sto neanche più leggendo perché ho già letto l'opera in passato diversissime volte. Lo so a memoria, quindi al momento non ho voglia di rileggerlo. Però lo sto rirecuperando perché appunto non ho più la vecchia edizione. Ed è un manga che non può mancare nella mia libreria. Non può assolutamente mancare nella mia collezione perché ci sono veramente super affezionata. Ah, e come al solito abbiamo Rei davanti, un sexissimo Rei davanti che so che a moltissimi di voi o comunque molti della community di nerd di manga non piace il sessismo sugli adolescenti, ma nel senso, cioè, se io dico che lui è un bel ragazzo e tra virgolette sbavare, ma tra milioni di virgolette sbavare su un personaggio fittizio che però è adolescente, perché lui comunque ha 16 anni, sono un po' più grandi 16 anni, sto tizio, non va bene a molte persone. Mi dispiace, non so cosa dire. È una cosa solamente puramente fumettistica e basta, e si ferma lì. Però è un brutto ragazzo. Forza, ditemi che è un brutto ragazzo. Forza, ditemelo. Anche lei, cioè lei è bellissima, Kira. Abbo. Poi ho recuperato il secondo volume di Beyond the Clouds di Nikke, un manga edito dalla J al costo di 6,50 euro. Che per carità, i disegni sono stupendi. Questo in realtà mi ricorda un po' il disegno di Van Gogh, fatto così, non so perché. Dietro fatto così le copertine sono magnifiche, abbiamo anche le pagine a colori, pagine, qualche paginetta a colori, abbiamo un'immagine davanti a colori. Questo volume non l'ho ancora letto, sono più tentata a stoppare in realtà di avere il manga in casella, perché non lo so, nella varie cose che sto prendendo, questo risulta essere, diciamo, quello proprio basico, 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 proprio classico manga, fantasy, shonen, classica storia, proprio base. E mi sembra anche forse un po' più per un pubblico un po' più giovane. Non lo so. Leggerò il secondo volume, ovviamente, però sono più tentata a fermarmi, anche se so che esce comunque un volume ogni morte di papa, perché so che adesso tra un po' saremo in pari col Giappone, come appunto anche l'altro manga pari col Giappone, o come anche Final Fantasy.
Siamo in pari col Giappone, quindi chissà quando vedrò il prossimo volume. Però non lo so, ci sto pensando, ci penserò. Un manga che continua a piacermi, meno male, ragazzi. Allora, questo l'ho letto. Sembra quasi un wrap up anche questo video. Comunque, i diari della speciale numero 3, edito dalla J-Pop al costo di 6,50 euro. Questo manga mi sta piacendo tantissimo. Lo trovo veramente una cosa diversa dal solito. A parte che è ambientazione storica cinese. Quindi comunque con ambientazioni storiche orientali, adesso veramente asiatiche. Più che orientali, ambientazioni asiatiche antiche, ci sto veramente andando a nozze con qualsiasi cosa, drama, film, libri, io mi sto veramente buttando su questo genere. Mi piace veramente tantissimo questo manga. Non ci speravo, cioè il primo volume era piaciuto, però credevo che poi andasse a scemare il mio interesse per quest'opera. Assolutamente no. Bellissimo, bello, 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 cioè. Poi mi fa anche sorridere, cioè ci sono momenti veramente, anche magari momenti in cui deve scoprire chi ha avvelenato chi, cosa è successo davvero, che però, non lo so, mi fanno sorridere le sue facce, adoro troppo la protagonista, mi sta piacendo veramente tanto, sono veramente tanto contenta. Non ci sono più le pagine a colore come nel primo volume, però abbiamo solamente questa, cioè l'immagine davanti e appunto l'indice. E si inizia a scoprire qualcosa di più anche su questo personaggio. Sotto è fatto così, adoro. Cioè, questo ho già scoperto qualcosina io, però non dico nulla per non fare spoiler. E poi ha recuperato una valanga di volumi nel Sentiero dei Fiori. Quindi in realtà io praticamente ho finito il video a questi. Allora, ho recuperato il volume perché la fumetteria dove compro adesso si rifornisce dalla Goen tramite, diciamo, un'altra azienda, non so bene come funzioni. Quindi i volumi non li prendono uno alla volta, ma aspettano di accumularne un po' per fare l'ordine. Allora, ho recuperato, appunto, mi sono arrivati tutti insieme. Poi loro mi dicono: se vuoi prendere due, gli altri te li teniamo in casella e poi li prendo altro giorno. Tutti insieme. Questi vengono ancora tuttora 4,95 l'uno, quindi forse il prezzo non aumenterà, non lo so. Beh, siamo solo a 6 volumi su 16. Io ho preso appunto questi. Ho preso il numero 2, che ho già letto, manga di Aku Shimaki. Questo volume mi è piaciuto tantissimo e mi è incentrato su questo personaggio qua, Ichiya. Il suo nome d'arte è Ichiya, non mi ricordo mai il suo nome originale. Mi è piaciuto veramente tanto perché si va veramente, è proprio incentrato su questo, su di lui, e viene proprio a scoprire come è entrato nel teatro Kabuki, come si è innamorato e cosa è disposto a fare per restare in questo mondo. Mi è piaciuto veramente, proprio parte dagli albori, da quando era veramente piccolo, quindi mi è piaciuto veramente, veramente tanto questo volume, davvero bello. Poi ho preso il volume 3, le copertine sono molto particolari di questo fumetto. Non mi fanno impazzire, sinceramente, però ci stanno. Numero 4. Volume 5. Questa copertina mi fa impazzire, veramente. E il volume 6. Ho letto solamente il volume 2 per ora di queste, diciamo, di questi acquisti qua. Il volume 1 quando l'ho preso? Settembre? No, l'ho preso ad agosto, vero? L'ho già fatto vedere. Ho avuto un lapsus momentaneo. Intanto sono tornata blu. Babbo. E vi faccio vedere l'ultima cosa che ho preso a settembre per un motivo particolare. Questa cosa non so se ve l'avrò già fatta vedere in un video, perché penso di farci un video un po' particolare sopra, oppure se questo sarà il primo video che vedrete con quest'opera, non lo so. Vediamo un attimo. Comunque, l'opera in questione che ho recuperato è stata questa, la box di José the Tiger and the Fishes, ovvero la tigre e i pesci, edita dalla J-Pop al costo di 13,90 euro. Ogni volume costa 6,90 euro. Quindi direi che ci siamo. La box mi piace tantissimo, è una classica box
box classica, contiene i due volumi, serie completa, la storia di Keisuke Tanabe, e i disegni sono, il card design e i disegni sono di Nao Emoto. Tanto che lo stesso autore abbia fatto anche un altro manga, che tipo Savage Season, che non lo sto recuperando, non lo sto leggendo, ma se i disegni sono come questi qua, probabilmente ci farò un pensierino. Sono belli cicciotti. Mi piacciono le copertine un sacco, perché dietro sono completamente vuote. Non ci sono pagine a colori, ma hanno una particolarità che mi ha fatto impazzire. Le sottocopertine, sovracopertine sono fatte così. Cioè, a parte che sembra quasi in carta riciclata, da come è fatta sta carta, quindi ottima cosa nel caso, però sono così, cioè praticamente riprendono la copertina, però sono fatte a penna. Cioè, sono bellissime. Mi fanno impazzire. Anche il secondo è fatto così. Se riesco a prenderlo, cioè, mi fa veramente impazzire. Questo manga l'ho già letto, nel senso che non avevo intenzione di leggerlo. Ho detto, aspetto che esca il film di animazione per leggerlo, perché dovrebbe uscire. Allora, il momento che sto registrando dovrebbe uscire domani. Quindi domani dovrebbe uscire in Italia. Però è il momento che sto registrando. Al momento. Speriamo che esca davvero domani, perché non voglio andarlo a vedere. Domani, vero? Sì. Parla, questo qui è un'opera completa che molti, io so che, allora, le box manga, devo essere sincera, sono passata da tantissime box. Ho preso prima quella di Sao, poi ho preso Your Name, ho recuperato Your Name, ho recuperato altre box, e tutte quelle box che riprendono film d'animazione non mi hanno mai fatto impazzire. Sao è stato la cosa più brutta che abbia mai letto per quanto riguarda quelle cose lì, veramente la più brutta, e gli altri anche non mi hanno fatto particolarmente impazzire, non mi sono assolutamente piaciuti per niente. Questo ve ne parlerò in un video, vi dirò che cosa ne penso. Poi sicuramente è molto meglio. I disegni sono pazzeschi. Parlerebbe di un ragazzo, diciamo, normodotato, quindi un ragazzo classico normale, che è un amante dei pesci, dell'attività di fare sub, e lui, diciamo, un giorno incontra José, ovvero questa ragazzina, cioè lui è questo ragazzo, lui incontra questa ragazzina che in realtà, che è purtroppo per lei, una ragazza disabile, seduta sulla sedia a rotelle da quando è nata, e diciamo che i due avranno a che fare l'uno con l'altra. Finché non vi dico niente altro, ma volevo farvi vedere la bellezza delle tavole. Non so se riusciamo a capire, cioè, questa è la più bella secondo me. Adoro. Tavole fantastiche. Vedo di vedere il film d'animazione. Perché volevo fare, probabilmente se vedete questo video l'avrete già visto, oppure caricherò prima questo, non lo so ancora, fare un manga versus film. Quindi appunto vedrò il film d'animazione e poi ne parlerò in un unico video di entrambi. Grazie, cucù! E niente ragazzi, questi sono stati i miei acquisti. Io quanto odio rimettere i manga nelle box, lo so solo io. Niente raga, questi sono stati i miei recuperi per quanto riguarda il mese di settembre. Sono stati veramente pochi, ma la maggior parte super super apprezzati. Spero che il video vi possa piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!